conferenza stampa delle dirigenti degli uffici amministrativi del Tribunale di Isernia e per questa mattina perché si vuole lanciare un messaggio in vista del nuovo contratto integrativo del personale. Siamo con la dottoressa Rita Mastrocola che ci spiega perché vogliono protestare. Buongiorno, sono Rita Mastrocola e come ci sono le colleghe del Tribunale di Isernia, io lavoro nella Procura di Isernia, siamo i direttori del Ministero della Giustizia, del Palazzo di Giustizia di Isernia, ma parliamo a nome di un comitato nazionale. Siamo i referenti, diciamo, distrettuali, così, quindi anche per i direttori, tutti i direttori molisani, quindi tutto il distretto Campobasso, Isernia e Larino. E la nostra protesta è relativa al nuovo contratto integrativo che si dice dovrà essere firmato entro il 30 settembre 2024. Con questo contratto integrativo sostanzialmente si vuole demansionare la figura del direttore amministrativo. Dico amministrativo per far capire che cosa è il nostro ruolo, qual è il nostro ruolo, perché la definizione corretta è solo direttore. Il direttore non è una figura molto conosciuta all'interno dell'amministrazione giustizia, svolge in realtà delle funzioni però nevralgiche perché ha compiti di coordinamento, compiti specialistici che riguardano anche le ispezioni, lo studio e diciamo tutte quelle che vengono considerate le elevate professionalità dell'amministrazione. E succede adesso? Con il contratto integrativo vi vogliono demansionare? Certo, ci vogliono demansionare perché ci vogliono far rientrare in un'area omnicomprensiva di funzionari. Il funzionario non può fare quello che fa il direttore. La differenza tra il direttore e il funzionario non è solo nei requisiti di accesso al profilo, ma è appunto in quelle che sono le mansioni e soprattutto in quelle che sono anche le responsabilità, perché il direttore nell'amministrazione corrisponde a quello che è il quadro nel privato. E il funzionario invece no, il funzionario è un qualcosa in meno, non ha funzioni di coordinamento, non ha deleghe, io per esempio personalmente ho la delega alle ferie, sono deleghe dirigenziali che non vengono date ai semplici funzionari. Che succede quindi? Cosa farà il vostro coordinamento, dottoressa Mastrocola? Il nostro coordinamento, dopo la manifestazione già organizzata il 10 di settembre dinanzi alla Corte di Cassazione, per il 20 settembre ha proclamato uno sciopero a cui aderiranno almeno in Molise tutti i direttori. Speriamo anche in tutta Italia, diciamo, la partecipazione credo che sia molto sentita perché ovviamente è anche un fatto di dignità per la perdita di mansioni che abbiamo svolto per anni.